Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi parliamo di body care routine, quindi tutti i prodotti che utilizzo per la cura del corpo in questo periodo. Prima di passare ai prodotti, però, vi chiedo di iscrivervi al canale e lasciare un like se pensate che questo video vi sia stato utile. Allora, come sapete da un po', mi sto sempre più appassionando ai prodotti senza imballaggio. Infatti tutti i prodotti che acquisto e che ho acquistato recentemente sono appunto privi di packaging e zero waste. Tuttavia ho delle scorte che mi trascino da mesi, vi ho fatto anche dei video a riguardo, se vi va scorrete nei miei video precedenti, trovate dei video sulle mie scorte di prodotto e quindi sto cercando di smaltirli. Troverete diciamo dei prodotti che non sono per niente eco bio o con inci buono, nonostante per chi mi segue da tempo lo sa, io compro solo prodotti biologici o comunque con buon inci, ma non mi va di buttarli e quindi sto cercando di smaltire appunto tutte le scorte magari di mia mamma o di mia sorella che avevamo in casa e che loro non utilizzano più. Bando alle ciance, passiamo appunto ai prodotti. Vi mostro innanzitutto i bagnoschiuma che sto utilizzando al momento e sono entrambi di Lush. Sono bagnoschiuma solidi e privi di packaging. Lush è una marca che non fa prodotti eco bio, ma comunque sta molto attenta all'inci. Il primo sapone sapone nel senso sapone corpo che sto utilizzando è questo qui che si chiama Bohemian. Ha un buonissimo profumo di agrumi e di limone che mi fa impazzire, è il tipo di profumazione che io amo di più e comunque lascia la pelle super morbida e super idratata. A differenza dei bagnoschiuma liquidi di Lush che faccio fatica a rimuovere, questo qui non mi dà questo problema. Con quelli liquidi, vi stavo dicendo, ho un po' di problema nel senso che sembra a volte che non si lavino via bene e mi creano un certo prurito alla pelle. Con questi solidi invece non ho nessun tipo di problema. E l'altra saponetta che alterno, scusate, a quella è questa qua che si chiama Sexy Peel e diciamo continua un po' la scia di quello perché anche questo qua ha un buonissimo profumo agrumato, un po' più forte rispetto all'altro e mi fa impazzire. Si chiama Sexy Peel, però effettivamente non ha un grande potere scrubbante, è più un sapone classico, non so perché si chiami Peel. Per quanto riguarda lo scrub corpo, sto utilizzando dei semini di mais, mi sembra, non me lo ricordo, che avevo trovato da Lidl tempo fa, ops, e che vanno semplicemente mischiati al bagnoschiuma per creare il proprio scrub. Sono dei semini scrubbanti multiuso, nel senso che li uso spesso anche sul viso e mi piacciono tantissimo. Hanno un'azione scrubbante veramente veramente forte, è un super scrub e di solito lo faccio una volta a settimana. Per quanto riguarda invece l'idratazione post doccia, sto utilizzando un olio sublime di rosa moschetta, che è un olio secco multiuso di Phytorelax ed ha la confezione in vetro, quindi è perfetto. E tra l'altro è una confezione tranquillamente riutilizzabile poi per altri scopi, quindi non è una confezione che andrò a buttare. Mi piace molto soprattutto per la zona dei fianchi, delle cosce e del sedere, perché l'olio di rosa moschetta è risaputo che abbia poteri anti-smaiature. E quindi cerco di utilizzarlo con costanza e noto che mi mantiene la pelle molto più elastica ed idratata. Cioè nel resto delle parti del corpo, diciamo, ma soprattutto su pancia e braccia, utilizzo invece, perché sulle gambe spesso uso l'olio, utilizzo questa crema che è quasi finita per fortuna di Yves Rocher, che ha un inci pessimo purtroppo. Però, come vi ho già detto prima, voglio assolutamente levarmela dalle scatole. E è una crema liquidissima
e che non mi sembra che idrati particolarmente. Contiene paraffina, addirittura è contenuta 3 volte nell'INCI la paraffina e anche i siliconi, quindi è pessima. Però appunto sarò arrivata qua, non vedo l'ora di terminarla e non butto, non, cioè sono una persona che non ama lo spreco e non butterò mai via un prodotto finché non è finito. Per quanto riguarda invece l'idratazione delle mani, sto utilizzando questa crema mani della Omia all'olio di mandorla che mi piace molto. E a me, io non ho mani particolarmente secche, però ogni tanto, comunque, cioè ogni tanto, ogni giorno, idrato, tengo, cioè, ci tengo a tenere le mani idratate. Ecco, questa è una crema ottima perché comunque, idrata le mani, però non le lascia unte, si assorbe velocemente, quindi io dopo 2 minuti posso tranquillamente riprendere a fare le mie cose senza perdere troppo tempo e senza dover stare così aspettando che si asciughi senza far niente. Per i piedi invece sto utilizzando un'altra crema che non ha un INCI ottimo e che avevamo trovato in un giornale. Mia mamma appena vede le creme in regalo nei giornali li prende, poi non usa i prodotti e sono costretta ad utilizzarle io. È una crema che nasce per le mani, ma che io appunto utilizzo per i piedi perché ho una crema mani con buon INCI, quindi preferisco, mentre i piedi li trascuro un po' di più e quindi posso usare creme che non abbiano proprio un buon INCI. E comunque questa crema della Specchia Sol, questa qui, perlomeno non contiene, almeno mi sembra di ricordare, sì che non contenga né siliconi né paraffina. Contiene solo un PEG e il sodium EDTA che non fa proprio bene, però insomma poteva andarmi peggio e la sto utilizzando sui piedi la sera prima di andare a dormire. Ultimo passaggio, il deodorante. Questo è un prodotto che vi ho purtroppo bocciato, anche questo nei prodotti flop del 2018, ed è questo deodorante solido di Lamazuna con cui non mi sto trovando purtroppo per niente bene. Non per l'efficacia del prodotto in sé, ma proprio per il suo utilizzo, in quanto non riesco a farlo ammorbidire o sciogliere, rimane duro come un sasso, anche tenendolo 2-3 minuti sotto l'acqua bollente, e quindi di conseguenza quando lo vado a passare sotto l'ascella mi graffia proprio la pelle, me la irrita e mi trovo la zona dell'ascella tutta arrossata. E quindi non è un prodotto che riacquisterò. Lo sto prevalentemente utilizzando dopo la doccia o dopo il bagno, in quanto i calori dell'acqua, io lo tengo sulla vasca, i calori dell'acqua riescono un po' a farlo ancora un po' più sciogliere e quindi dopo il bagno, dopo la doccia riesco bene o male ad utilizzarlo, ma la mattina quando mi sciacquo solo le ascelle non ha il tempo di ammorbidirsi e non riesco proprio ad utilizzarlo. Una volta a settimana cerco di concedermi sempre un bel bagno caldo nella vasca e utilizzo le bombe da bagno di Lush, però quelle sono prodotti che cambio sempre, cerco sempre di prenderne nuovi, quindi non sto qui a mostrarvele, comunque mi piacciono molto perché mi aiutano insomma a rilassarmi ancora di più e a prendermi cura di me stessa. E niente, questi erano tutti i prodotti che utilizzo per la cura del corpo. Fatemi sapere quali sono i vostri e se anche voi state cercando di ridurre la plastica nei prodotti. E io vi mando un grande bacio, se vi va iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao!